Perché I Promessi Sposi sono un romanzo storico? Manzoni vive nell'Ottocento. I Promessi Sposi sono ambientati nel 1600. Caratteristica del romanzo storico è il fatto che l'autore non deve vivere nel periodo in cui sono narrati i fatti. Si tratta di un romanzo perché è un testo narrativo esteso. La differenza fondamentale fra romanzo, novella e racconto sta nell'estensione. Una novella, un racconto, sono dei testi narrativi non molto estesi. Un romanzo è un testo narrativo esteso. Pensate che I Promessi Sposi sono pubblicati settimanalmente allegati ad un giornale e Manzoni lega i suoi lettori all'acquisto del giornale e il suo relativo fascicolo rappresentato dai Promessi Sposi. Per sapere il finale della storia dei Promessi Sposi i lettori impiegheranno 2 anni. Per 2 anni consecutivi andranno ad acquistare un giornale con il suo relativo fascicolo per sapere il finale della storia, che sarà molto avvincente. I Promessi Sposi sono un'opera bellissima, è uno dei capolavori della nostra letteratura. Tutti dovrebbero leggere quest'opera. Purtroppo è un'opera che viene fatta principalmente a scuola. Gli alunni sono obbligati a studiare quest'opera. Dopo alcune difficoltà apprezzeranno quest'opera e capiranno i motivi per cui a scuola si studiano I Promessi Sposi.